Penso. In primo luogo desidero salutare con molto rispetto le autorità qui presenti, in particolare il signor Sindaco di Gradisca, il capitano dei Carabinieri e altre autorità, tutti presenti. Vorrei dire che sono molto emozionato di trovarmi qua. In questa sede del mio titolo di arcivescovo, dopo 25 anni che lo porto questo titolo, perché sono anche e sempre Nunzio Apostolico, ambasciatore del Papa e della Santa Sede. E Gradisca e i gradiscani stanno nel mio cuore, come la gente della mia città, della mia patria, la città di Bordeaux in Francia. E sempre parlo di Gradisca. Ringrazio anche il parroco Don Maurizio Qualizza, che posso dire che è un vero amico, così fedele e così delicato. Nonché i diaconi e tutti che partecipano con me a questa celebrazione. Anche il coro molto generoso. La mia omelia sarà dedicata alla solennità di Cristo, con una parte conclusiva sull'anno della fede, perché in questo momento il Santo Padre Francesco sta concludendo l'anno della fede sulla piazza San Pietro in presenza di non pochi fedeli, cardinali, vescovi, e se non fossi venuto qua ci starei anche là. E il Santo Padre Francesco ha iniziato la sua omelia con un grande ringraziamento e saluto affettuoso al Papa Benedetto, perché è il Papa Benedetto che ci ha dato quest'anno della fede e ci ha dato tante altre cose. Non lo dimentichiamo, il Papa Benedetto. La solennità di Cristo Re è stata istituita dal Papa Pio XI l'11 dicembre 1925 con la pubblicazione dell'enciclica Quas Primas e viene celebrata l'ultima domenica dell'anno liturgico. Concludiamo l'anno liturgico anche oggi. Questa festa è stata a volte l'oggetto di polemiche per il suo significato, la sua portata. Perché Pio XI in quel momento decidiò istituire la festa del Cristo Re? Per vari motivi. Il contesto dell'epoca, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, una situazione abbastanza difficile, era probabilmente peggio di adesso. Il grande disordine e la crisi socio-economica in Germania. In Italia non andava molto meglio e così Mussolini prese il potere e il fascismo venne. Nella mia patria, che aveva vinto la guerra ma che aveva perso milioni e milioni di persone, anche là c'era molta perplessità. Ma il vero motivo era il 7° centenario del Concilio di Nicea, 325, perché il Concilio di Nicea ha definito il dogma della consustanzialità del Figlio e del Padre, e il simbolo di Nicea che recitiamo spesso alla Messa dichiara il regno di Cristo che non avrà fine, cui us regni non erifino. I testi della Santa Messa, nell'antifono, nell'antiferna d'ingresso, si dice l'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza, forza e onore. A lui la gloria, la potenza nei secoli in eterno. Sì, perché non è dalla forza e neppure della sapienza umana che Cristo ha stabilito il suo regno. E solo, e ciò è umanamente molto paradossale, è solo con la sua morte. Nella prima orazione abbiamo chiesto a Dio di far sì
che la creazione si ponga interamente al servizio di sua divina maestà ed entri per sempre nel concerto della sua lode. Nell'Epistola, San Paolo si rivolgeva agli abitanti di Colosse e descrive loro l'eminenza di Cristo. Cristo, immagine di Dio invisibile, tutto è stato creato da Lui e in Lui. Tutto sussiste in Lui. Primogenito tra i morti, in Lui abita tutta la pienezza. Al prezzo del sangue della croce si compie la riconciliazione di tutte le creature. Il Vangelo di San Luca ci fa contemplare Gesù crocifisso sotto lo sguardo del popolo, con le provocazioni dei loro capi. Ne ha salvato altri che si salvi se stesso, e le beffe dei soldati, i quali danno a Gesù una bevanda con assetto. Luca ricorda l'iscrizione sulla croce: questo è il re dei giudici. Ma descrive soprattutto l'atteggiamento dei due malfattori crocifissi accanto a Gesù. Uno che insulta, l'altro che lo prega. Dopo averlo difeso, e lo riconosce quale re. Gesù, Gesù, ricordati di me quando verrai come re. È la famosa risposta del Signore. Oggi, oggi con me sarai nel paradiso. Gesù è il nostro re. Gesù non ha rinnegato la sua dignità reale, ne ha accettato il titolo. Tuttavia, è un regno che non è di questo mondo. Gesù non ha bisogno di un palazzo, né di una corte, né di forze armate. Il suo regno è in relazione con la verità. Gesù viene per testimoniare la verità, per instaurare la verità. E le insegne della sua regalità? Le insegne della sua regalità sono il mantello di porpora, la corona di spine e il cartello sopra la croce. Del resto i soldati romani lo salutano con il titolo di re. Abbiamo già detto che il buon ladrone lo riconosce come re. La risurrezione di nostro Signore sarà la sua intronizzazione. Seduto ormai alla destra del Padre, condivide la sua sovranità su tutto il creato e quindi è degno di ricevere tutta la gloria. E alla fine dei tempi, alla fine dei tempi, perché, cari fratelli e sorelle, ci sarà anche la fine dei tempi. La parusia di Cristo sarà la manifestazione splendente del suo regno che poi egli rimetterà al Padre. E per noi cristiani, quale sarà la conseguenza di tutto ciò? Siamo invitati in primo luogo ad adorare, a venerare il Signore nella liturgia. La liturgia è molto importante. Rendere a Dio l'onore, la gloria, l'amore che le dobbiamo. Venerare il Signore nella preghiera pubblica, ma anche, naturalmente, nella nostra preghiera personale. Siamo anche invitati a amare Gesù, metterci alla sua presenza, ascoltare ciò che ci dice nei Vangeli, nella parola di Dio, quindi leggere e meditare la sua parola. E poi chiedere a Lui, nella nostra preghiera personale o pubblica, chiedere a Lui cosa dobbiamo fare nella nostra vita, nelle grandi come nelle piccole circostanze. Il Papa Francesco, sentivo prima di arrivare qui, parlava che tutti nelle nostre vite
abbiamo avuto e abbiamo e avremo momenti difficili, peccati, errori umani che non necessariamente peccati. E anche, e non lo dimenticare, momenti di grande gioia, momenti di amore, di affetto, come lo risento in questo momento, in questa sede, in questa chiesa. Lavoriamo quindi, adoperiamoci facendo eco al prefazio di questa messa odierna per il trionfo del messaggio d'amore e di speranza che Gesù ci ha lasciato al servizio della verità, della santità, della giustizia e della pace, affinché possiamo vivere senza fine nel suo. E poi oggi la chiusura, la conclusione dell'anno della fede voluta da Papa Benedetto nell'ottobre dell'anno scorso con il motto proprio Porta Fidei, Porta della Fede, che ci introduce a una vita di comunione con Dio e ci permette di entrare o di essere più attivo nella Chiesa. Papa Benedetto l'ha sottolineato, il cammino della fede mette in rilievo la gioia e l'entusiasmo dell'incontro con Cristo. Come cristiani siamo entusiasti? Ritroviamo la fede della nostra infanzia? Abbiamo bisogno di questa fede, cari amici, cari fratelli e sorelle, in questo mondo che viviamo. Più che mai ne abbiamo bisogno. Una volta avevamo un tessuto culturale unitario con referenze cristiane in tutta l'Europa occidentale specialmente. Oggi lo sappiamo precisamente nei paesi dell'Europa occidentale e anche parte del mondo anglosassone, vi è una profonda